Ciao a tutti, allora macchina del pane che non impasta, 2 giorni che ci vado dietro e forse ho trovato il problema che sta nella scheda qua nel display, presumo. Allora praticamente funziona così, ci sono questi due transistor, uno dal comando a questo relè e l'altro dal comando a questo relè. Questo relè comanda il motore e questo comanda la resistenza. La resistenza funziona perché quando metto in riscaldamento scalda. Questo non riceve il comando, infatti se vado a fare il ponte, diciamo, sul transistor, il motore inizia a girare. Ho provato a vedere se era un problema che la tensione qua era troppo bassa di questo trasformatore che non faceva 12 volt perché fa 11 e qualcosa. Visto che ci sono questi due diodi Zener, pensavo che fosse lì il problema. Invece non arriva proprio il comando qua sul pin del transistor. Gate. Di elettronica devo ripassare. Multimetro in continuità e non suona. Adesso gli faccio un bel ponte e vediamo se risolvo. Intanto rimuovo l'alimentazione esterna che avevo messo per provare a dargli 12 volt. Problema hai? Ricollego, ho troppa roba in mezzo, il trasformatore, e qua praticamente lo escludo perché non ne ho una fare di questi. Poi potevo anche misurare se c'era tensione qua. No. Ok, allora proviamo sta maledetta che 2 giorni che. Allora, motore, il motore, il motore. Ciano. Dai, gas. Qua ci siamo. Quello attaccato, quello attaccato. Così. Adesso qua senza far saltare giù tutti i tasti. Mi scoglio è il penultimo. Elect è questo, questo e start è questo. Grande! Grande mago, Zac, beh, mi stavo avvilendo. Allora, rimontiamo. Mi stava facendo disperare perché non pensavo che qua sotto il display potesse esserci il problema. Invece, attacco il telefono, se no si scarica. Allora, rimontiamo. Questo va, quindi, questa è la riparazione. La riparazione fatta bene sarebbe cambiare questo. Fusibile o sembra quasi un termico, ci sono due lamelline là. Allora, questo è il modello della scheda per i posteri. Giù questo. Probabilmente qua è andata così. Ci deve essere stato l'impasto troppo duro, quello là fa da termico secondo me. Se l'impasto è troppo duro, invece che bruciare tutto, salta quello. Quindi ok, adesso collego questo. Allora, vediamo se mi ricordo. Che ore sono? 5. Tra poco mi tocca anche andare. Com'era qua la faccenda? Non mi ricordo più. No. Qua ci sono i due fusibili. Questa termocoppia, era una termocoppia,
che andavano così. Là, allora, bloccato questo, c'è una vite che va dall'interno. Devo anche scollegarli questi e ricollegarli dopo, anzi lo faccio. Ok, questo era così, il trasformatore, questo era qua con due viti. Comunque se capita lo stesso problema non serve neanche togliere tutta sta roba. Basta semplicemente aprire, togliere il display, fare il ponte. Così. Tre viti. Una. Una, tre. Sonda di temperatura, tac. Questa è la resistenza, quindi heater, riscaldatore. Qua ci sono i due fusibili, penso che sia indifferente. Mettiamo questo che è più corto qua, questo che è più lungo là, così. Qua ci va il condensatore, che è qua, secondo me andava anche fissato da qualche parte, credo qui, così. Forse bisogna mettersi un po' in obliquo per non far vedere le mani in mezzo. Ah, ecco, ho rotto. Vabbè. Questo rimarrà qua sospeso per aria. Dai, parte. Quindi adesso devo ripristinare anche questo che era stato tagliato, ovviamente, perché sempre tagliare i cavi. Due morsetti piccolini, bel mammut che io odio perché non entrano mai i cacciaviti. Adesso mi tocca andare a lavarmi. Poi l'alimentazione, tac, ci metto un'altra fascetta qua. Praticamente, senza smontare tutta la macchinetta come ho fatto io, basta svitare la vite del coperchio, scollegarlo da là, controllare questo oggetto misterioso, il problema è risolto. Così. Là. Qua c'è una vite. Ecco, mi manca sta vite qua. Perché ho paura che non si infili. Là. Mettiamolo giusto.
Ok, test. Salvato il telefono al volo. Perfetto, salvata anche questa. Ecco, spero che se avete questo problema ripariate la vostra macchina del pane e non la buttate via. Ciao, al prossimo video.